È stato importantissimo il valore aggiunto di Francesco per le ragioni che dicevo. Io da tempo credo che Francesco possa fare la differenza in questa regione, ciò che ci abbiamo creduto già 5 anni fa. Vale la pena ricordare che Francesco Acquaroli fu candidato alla presidenza della regione 5 anni fa, quando nessuno credeva neanche lontanamente possibile che potesse fare il presidente della regione. Fece già allora una bella campagna elettorale, tra l'altro in condizioni personali molto complesse, perché aveva perso il papà in quel momento. Ciononostante, un ragazzo non si è mai tirato indietro, una persona seria, una persona competente, è una persona disponibile, è capace di dialogare, ha a cuore il bene di questa terra e io credo che possa davvero rappresentare per questo territorio un valore aggiunto, perché guarda al risultato. Non è una persona che ama la polemica, lei, voi l'avete visto, lo conoscete bene quanto, forse, insomma, sì, quasi bene quanto me, qualcuno forse anche meglio, però non è una persona che ama la polemica. In questa campagna elettorale non era facile perché gli hanno detto un po' di tutto, insomma, compreso che faceva praticamente così, insomma, insomma, comparsa della Meloni piuttosto che. Invece io so che non è così perché conosco Francesco Acquaroli, so quanto sia competente, so quanto sia stato capace da sindaco, quanto sia stato capace come consigliere regionale, come sia capace come parlamentare e penso che possa rappresentare un valore aggiunto. Chiaramente le grandi storie non si fanno mai da soli, però Francesco è la persona giusta per prendere per mano gli altri, della maggioranza chiaramente, mettere insieme una squadra che possa essere coesa, che possa essere forte e anche quello che lui ha detto poc'anzi, lo trovo molto significativo, insomma, è anche dialogare con l'opposizione, perché c'è un terreno in cui quando si ama una terra bisogna sapersi anche incontrare, vedere se ci sono delle cose che si sostengono.